Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai suoi discepoli, Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della Verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Pace e bene, amici, ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia festiva domenicale. Oggi celebriamo la solennità della Trinità. Sappiamo per fede che il nostro Dio è un solo essere, una sola realtà, però formato, per così dire, in tre persone, da tre persone, padre, figlio e Spirito Santo. E questa non è una verità che noi riusciamo a raggiungere solo semplicemente con le nostre capacità intellettuali, intellettive, con la nostra ragione, ma siamo certi di questo sulla parola di Gesù Cristo, il quale è figlio di Dio oltre che essere uomo. E Gesù parla per esperienza perché lui e il Padre sono una sola cosa. E allora possiamo essere certi di questa verità. E se questa verità del Dio uno e trino sembra essere incomprensibile, anzi assurda, di fatto noi veniamo a capire che siccome le cose stanno così, queste cose che stanno così fanno bene a noi: e mi spiego. Il nostro Dio non è un solitario, ma è relazione, è festa, non è solitudine, non è egoismo, non è racchiusa nella sua perfezione, sta bene in se stesso, ma prima della creazione del mondo c'era l'amore che vivificava la vita di questo Dio uno e trino, l'amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Dal libro della Genesi veniamo a sapere che noi siamo creati ad immagine e somiglianza di Dio. Vuol dire che portiamo dentro, iscritto nel nostro essere, marchiato a fuoco, questa realtà trinitaria. È per quello che siamo scontenti quando siamo soli. Abbiamo bisogno di relazionarci. Abbiamo bisogno di stare assieme. Questo Dio lo guardiamo, lo vediamo come una sola realtà, ma sappiamo che dentro c'è una vitalità, che c'è un amore, che c'è una comunione. E non nella confusione, ci dice la nostra fede, perché possiamo descrivere anche quelle che sono le operazioni di queste tre persone. Il Padre crea, il Figlio si incarna e salva, lo Spirito Santo accompagna e porta a compimento il tutto, questa opera di salvezza. Noi lo vediamo come una sola realtà, perché non crediamo in più dei, ma in un solo Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E noi ci realizziamo, perché siamo costruiti, progettati a sua immagine e somiglianza, soltanto se coltiviamo le relazioni con gli altri, con Dio e con i nostri fratelli e sorelle che camminano nella vita e nella fede. E questo vale non soltanto e semplicemente per ogni singola persona, ma vale anche come comunità. La Chiesa è e deve essere la manifestazione di questa, di questa relazione perfetta, di questa comunione, di questo amore che esiste dentro ed è diventa semplicemente un pubblicizzare, un promuovere, un pubblicare, un comunicare quella che è la realtà di Dio, perché nella Chiesa c'è Dio, dentro ciascuno di noi c'è Dio perché siamo diventati Tempio dello Spirito Santo e siamo stati costruiti a immagine e somiglianza di Lui. E quindi nella misura in cui noi coltiviamo queste relazioni tra di noi, nella misura in cui la Chiesa coltiva una relazione fuori di sé con il mondo, la Chiesa in uscita, noi realizziamo, realizziamo la nostra natura, noi siamo contenti. Pace bene, amici, a ciascuno di noi l'approfondire questa parola del Signore, che, di Gesù Cristo, che ci parla di questo Dio stupendo, magnifico, intriso di amore e di comunione, realtà valore molto importante per noi, senza la quale non riusciamo ad essere contenti, e che la meditazione di questo mistero trinitario oggi ci faccia gioire. Pace bene e buona domenica a tutti.